Buongiornissima a tutti quanti. Allora, rieccomi ritornata con un nuovo video. Sono ritornata con un video che anni e anni e anni fa nel mio canale probabilmente vedevate spesso, almeno una volta al mese. Ovvero io e Margherita, appunto, siamo ritornate a fare questa serie, questa tipologia di video. E di recente, insomma, ci siamo messe d'accordo, ci siamo dette: ma no, dai, però riprendiamolo. Questo video è in collaborazione con Mimmi, che io saluto tantissimo e sono felicissima, insomma, di aver ripreso appunto con te questa tipologia di video in collaborazione. Ovviamente vi lascio il suo canale nell'info box, Margherita Savelli, e ovviamente vi invito anche ad andare a vedere il suo video. Prima di ricreare questo video, un po' di settimane fa sia io che lei abbiamo fatto nei nostri corrispettivi profili di Instagram dei sondaggi e raccattando insomma delle varie vostre risposte di idee per categorie appunto da mettere all'interno di questo video, abbiamo stilato una sorta di elenco. Allora, come primi prodotti, insomma, proprio di make-up, ho deciso di mettere un prodotto che ho ricomprato dopo, boh, una marea di tempo, perché ai tempi quando collaboravo appunto con Benefit, loro ogni tot periodo mi inviavano determinati prodotti. Fatto sta che questo prodotto qui l'ho finito un bel po' di anni fa, però di recente ho detto no, basta, lo voglio ricomprare perché io comunque con quel prodotto mi sono trovata benissimo. Il prodotto in questione è il 24 Hours Brow Setter ed è praticamente il gel, quello trasparente, che fissa, vi giuro, le sopracciglia in una maniera, ma proprio tutto il giorno dura, perché voi anche senza matita, senza metterci ombretti o comunque sia, senza neanche ridefinire le sopracciglia, se voi semplicemente le volete ordinate, non penso di avere chissà quali sopracciglia da dover mettere, chissà quale quantità di prodotti, ecco. Quindi io la mattina semplicemente utilizzo questo prodotto qua, le sistemo, le pettino e le fisso, e questo veramente dura tutto il giorno. In combo, ovviamente, quando ho voglia la mattina, utilizzo anche questo qui che sto cercando di finire. Gli altri prodotti, le altre matite proprio di sempre della Benefit Cosmetics le ho finite, e questo qui sta per finire e voglio proprio smaltirlo, ed è il Goof Proof Brow Pencil, ed è la matita classica, la mia è la numero 4, ed è appunto questa matita normalissima dove io alla fine cerco di riempire proprio solamente qua gli spazi, perché ne ho un po' qua sul lato, sulla parte sinistra, forse che mi mancano un po' di più, c'ho dei buchetti. Basta, poi semplicemente pettino con questo pettinino e utilizzo il mio gel, fine. Tante volte la mattina presto, se magari non ho neanche voglia di truccarmi, però almeno le mie sopracciglia devono stare in ordine. Poi voglio parlarvi di un prodotto che non lo considero dentro la categoria make-up, però diciamo anche dentro il beauty, se si può dire così, ovvero è da metà marzo e che faccio la laminazione a casa. Io adesso magari zoomerò nel post produzione, così almeno vi farò vedere le mie ciglia naturali come sono. Questo è un prodotto che io ho preso su Amazon praticamente quando ero in quarantena a casa con il Covid. Ormai un mese fa avevo fatto proprio per la prima volta la laminazione a casa. La mattina appena mi sono alzata ho detto ok, basta, la voglio rifare, perché a distanza comunque di un mese e passa, quasi un mese e mezzo forse, stavano iniziando a scendere un pochettino le ciglia, ma comunque la laminazione mi è veramente durata tantissimo. 20 euro questa scatolina qui con dentro i vari prodottini, ecco. Ora sui 5 mesi dall'apertura, quindi potete utilizzarlo sia sulle ciglia che anche sulle sopracciglia. È sicuramente un prodotto super valido che super consiglio. Non conosco altri brand, quindi in realtà tra tutti i prodotti questo è il primo che provo. Magari in futuro mi capiterà di provare altri prodotti e magari ve ne parlerò. Volevo citarvi questo cleansing oil che ho preso da Pinnali a Monza un po' di tempo fa, di Kiehl's, e devo dire che da quando utilizzo questo prodotto per struccarmi, a parte che leva veramente bene 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 tutto, anche l'eyeliner, anche il mascara, soprattutto in questa parte qua degli occhi, e non sto utilizzando più i dischetti di cotone, quindi sto veramente cercando di struccarmi sempre ed esclusivamente con questo prodotto qui. È anche delicato sul viso, non appesantisce, perché magari uno pensa: oh mamma, ma ti schiaffi l'olio in faccia. In realtà, cioè, nel momento in cui voi vi sciacquate poi il viso, applicate il vostro detergente, io ce l'ho in mousse,
non mi sento né unta, non mi dà fastidio, non mi crea neanche irritazione, è super delicato sul viso, quindi super approvato. Ultima cosa che ho testato proprio in questo periodo qui, quindi nel mese di aprile, e praticamente ho fatto quasi un mesetto con questo prodotto, è l'epilatore di Royal Skin. Ho fatto un video apposito, proprio lo troverete all'interno del canale, quindi non andrò a parlarvi nello specifico del prodotto, ma è un epilatore a luce pulsata che si può fare appunto comodamente a casa. Ormai sto facendo da un mesetto e mi manca ancora un altro mese in realtà. Ho fatto sia le gambe che le ascelle. Devo dire che a distanza appunto di un mesetto questo prodotto su di me funziona, nonostante io abbia la carnagione scura. Ho iniziato con una potenza veramente minima. Ma devo dire che nel corso delle varie sedute l'ho proprio alzata, adesso la faccio addirittura a 3, e anche sotto le ascelle, e il pelo proprio si nota quando non è neanche più spesso, ma è proprio sottile, la ricrescita è veramente lenta, lenta, lenta. E è un prodotto che sicuramente adesso, a prescindere da questo brand, ok, che io comunque ho fatto anche dei video in collaborazione con loro, ho sponsorizzato il brand, ok, va bene. Però devo dire che nel momento in cui magari non per forza di questo brand troverete un altro epilatore, che ne so, su Amazon o ovunque voi vogliate andare, sicuramente gli epilatori a luce pulsata sono dei prodotti che io consiglio per la rimozione appunto dei peli superflui. A parte il fatto che voi lo comprate, spendete la cifra che volete spendere, ma lo utilizzate a casa e lo potete fare comodamente da casa. Invece appunto di andare o dall'estetista, piuttosto che tipo anche nel centro dove lavoro io, comunque da noi si fa il laser, e credetemi, comunque cioè, si spende veramente una barca di soldi. Canzone del mese come seconda categoria. In realtà non è che ho una canzone proprio precisa precisa, perché dato che comunque anche adesso c'è il serale di amici, un po' la mattina mi ascolto come si dice, le canzoni appunto dei ragazzi, soprattutto i loro inediti, quindi è una roba che metto a random, metto proprio la playlist su Spotify, quello che capita ascolto tendenzialmente. Però devo dire che se proprio devo scegliere una canzone proprio specifica, è Occhi Rossi di Coez, cioè quella canzone proprio in questo periodo della mia vita la sto mettendo proprio anche a ripetizione in macchina, nonostante in realtà nell'ultimo periodo sto ascoltando più audio che musica, devo essere sincera, però tendenzialmente anche proprio di prima mattina appena metto in moto la macchina è una delle prime canzoni che metto sempre. Categoria numero 3, film, telefilm, serie, barra anche libro. Allora, vi parlerò solamente di telefilm a sto giro. Questo mese qui abbiamo iniziato e barra finito Manifest per le serie che ci sono su Netflix, che praticamente parla di... è una sorta... sicuramente la maggior parte di voi avrà visto in passato Lost, e parla di questo aereo che parte dalla Giamaica, se non mi sbaglio. Giusto, amore, era dalla Giamaica? Dalla Giamaica per arrivare, penso, a New York. Fatto sta che fate finta, 3 ore di volo, i passeggeri si ritrovano tipo a distanza di 5 anni quando atterrano sulla terraferma. E da lì parte una serie di eventi, insomma. È un telefilm che può piacere o non piacere, ok? A noi, cioè almeno alla fine ci ha preso abbastanza, nonostante avete visto Lost, è molto simile all'impronta di Lost, ok? Non voglio spoilerarvi nulla, perché io purtroppo quando mi metto a raccontare i telefilm tante volte poi racconto troppe cose. Abbiamo iniziato Inventing Anna, un po' perché era tramite i consigliati di Netflix, e non l'abbiamo ancora finito. A parte le puntate che durano un'ora, cioè che è una cosa allucinante, perché, caspita, un'ora. In un'ora uno in un normale telefilm da quanto? 30 minuti? Cioè, in un'ora te ne guardi almeno due, cavoli. Però è bellissimo, cioè ancora siamo nel bel mezzo della serie, quindi in realtà abbiamo capito sì e no. E so che questo telefilm è tratto da una storia vera, infatti in realtà volevo andare a sbirciare su, insomma, su questo personaggio qui, però purtroppo avevo paura di spoilerarmi un po' di cose, e ho visto anche che Elisa True Crime ha fatto proprio un video su Inventing Anna. E però ok,
ho deciso di guardarmelo poi, insomma, quando finirò la serie. Parla appunto di questa truffatrice, perché alla fine è una sorta di truffatrice, almeno ai miei occhi in questo momento, poi magari non è così, e magari si ribalta la situazione dove praticamente fa la bella vita ed è una socialite. All'inizio non sapevo neanche cosa volesse dire il termine. Persona che deve la propria notorietà alla frequentazione dell'alta società e alla partecipazione assidua ad eventi mondani. Vabbè, insomma, c'è questa che fa la bella vita fondamentalmente. E è una sorta di, se si può chiamare anche influencer, ecco, però prende perché poi dietro c'è tutta una storia, perché la serie inizia dove c'è lei che praticamente è in prigione e poi ovviamente ci sono una serie di flashback dove poi racconta, c'è tutto il racconto della sua storia, insomma. Ci ha preso e quindi alla fine abbiamo deciso, insomma, cioè stiamo continuando a vederlo. L'ultima serie, questo però in realtà purtroppo è una serie che io consiglio alle ragazze, insomma, filippine che magari comunque capiscono il Tagalog e che magari sono anche appassionate di teleserie filippine. È una serie che voi potete comodamente trovare su YouTube, perché ad oggi andare in streaming e trovare le serie filippine è veramente difficile, non come un tempo. E poi in realtà anche tipo su Netflix ce ne sono pochissime, da quello che ho sbirciato ogni tanto, però alla fine ho deciso di iniziare questo qui. E si intitola How to Move On in 30 Days. Gli attori sono Maritza Raccal e Carlo Aquino. È una serie simpatica, cioè proprio simpatica, improntata proprio nel mondo di YouTube, nel mondo dei vlogger, nelle agenzie degli influencer. È abbastanza frivolo come telefilm e in più c'è la pecca proprio del telefilm filippino è che dura veramente poco. Non ci sono ovviamente su YouTube così tante pubblicità come nella TV filippina, ma vi giuro che una puntata che magari dura 15 minuti, cioè nelle Filippine se voi guardate la TV filippina loro sono in grado di farla durare un'ora, perché fanno tipo 2 minuti di serie e poi 5 minuti di pubblicità, cioè una cosa allucinante veramente. Fatto sta che ho iniziato appunto questo telefilm, non mi ricordo neanche, forse ero anche lì in quarantena ancora, non mi ricordo più, vi dico la sincera verità. Sono arrivata proprio a pari passo, perché loro ogni giorno dal lunedì al venerdì caricano la puntata, ed è un telefilm che parla di questa ragazza, che si chiama Jen, che viene tradita dopo 7 anni di fidanzamento, viene tradita dal fidanzato. Lavorano insieme all'interno di questa agenzia appunto per influencer e lui si mette con una ragazza con cui collabora, che anche questa è un influencer. Però la ragazza che è poi la protagonista, insomma, non è un influencer, ma è quella che è una sorta di non manager neanche. Comunque si occupa della figura del suo fidanzato, ok? Sta dietro l'editing dei video, programma, che ne so, le uscite perché magari devono andare a filmare in un determinato posto. E comunque sia una sorta di, no, non manager, non so neanche come si definisca il suo ruolo all'interno dell'agenzia, vi dico la sincera verità, però sta dietro le quinte, ecco, non è la protagonista dei video, diciamo così. E fatto sta che appunto nasce questo tradimento qui. E poi alla fine entra in gioco Carlo Aquino, che in quel caso si chiama Franco dentro il telefilm e fa morire da ridere perché entra nella vita di questa Jen, della protagonista, in maniera veramente molto strana, dove c'è lei disperata che non riesce a dimenticare il fidanzato, l'ex fidanzato, comunque il tradimento che ha subito. E alla fine lei ingaggia lui come boyfriend for hire, ovvero come boyfriend in affitto. E però secondo me, cioè adesso non lo so come finirà, ma sicuramente poi questi due si metteranno insieme, figuriamoci. È simpatico perché proprio, cioè, fa ridere come telefilm, ok? E c'è questa impronta anche proprio, cioè filippina tamarra dentro il telefilm, non so come dirvi. Se avete mai visto un telefilm filippino, probabilmente avete capito il genere, ecco. È un telefilm frivolo che però io mi guardo veramente super volentieri, o in pausa pranzo oppure la sera. Tanto dura talmente poco che vi giuro è come guardarsi un video su YouTube. E, come esce alle 18 nelle Filippine, da noi esce a mezzogiorno, quindi io già da mezzogiorno riesco a vederlo. Mezzogiorno orario italiano, dico. Quarta categoria, cibo del mese. Allora, come cibo del mese, in realtà qua dentro l'elenco ho scritto gli spaghetti di soia di mia mamma. Ma vi dico perché.
Marco è sceso giù per Pasqua, no? E quando è tornato su, alla fine poi ci siamo messi a mangiare appunto dai miei genitori, non mi ricordo, forse era un weekend. Ed effettivamente mia mamma era da una vita che forse non faceva gli spaghetti di soia. E a Marco piacciono tantissimo, eh. Devo dire che ne ho sentito veramente anch'io la mancanza, perché forse era l'ultima volta che li aveva fatti, era forse Natale, una cosa del genere. Boh, non mi ricordo. Però ho apprezzato tanto gli spaghetti di soia, ogni tanto ci stanno. Ogni tanto, insomma, Marco quando è in vena fa gli gnocchi di patate fatti in casa con la nostra classica ricetta al pesto di pistacchio, quindi sicuramente nel mio pur parler vi metterò qua a fianco le foto. Anche gli gnocchi di patate che fa di solito Marco con la ricetta super top dello chef Bruno. In realtà se mi seguite su Instagram avevo già messo la ricetta in uno dei miei reel e se non lo fate ancora, cioè se non mi seguite ancora mi raccomando, vi consiglio di seguirmi. Categoria numero 5, momento del mese. Il momento del mese, se non mi sbaglio, l'ha consigliato una ragazza che segue la Marghe. Perché, cioè, in realtà eravamo infatti un po' rimaste stupite da questa categoria, perché fare un momento del mese in realtà forse è una cosa che anche in passato noi non abbiamo mai fatto. E come momento del mese io purtroppo mi sono fermata un po' con i vlog, nel senso che, cioè, a parte che avrò il telefono che sta andando in tilt probabilmente, perché non sono neanche riuscita a prendere le clip di queste ultime settimane. Mi sono un po' fermata, ammetto, con i weekly vlog che voi comunque vedete almeno una volta a settimana all'interno del canale, però ho ripreso una clip di mia mamma che vi giuro che fa morire da ridere nel momento in cui apre il mio regalo anticipato per la festa della mamma, ovvero praticamente le ho regalato questa borsa di questo brand di cui io ho già due borse e una l'ho anche regalata alla mia amica Anna, il marchio è la Belle Rose ed è un marchio che ho conosciuto appunto su Instagram di questa ragazza napoletana, Francesca, che vende appunto le borse online e a mio parere le sue borse sono veramente veramente super super carine, molto alla moda, cioè molto attuali anche perché a parte che produce borse a tutto spiano questa ragazza, e ho regalato a mia mamma questa borsa semplicissima che però ho apprezzato tanto. Vedeva le borse che compravo e alla fine, cioè dentro di me ho detto no basta, cioè appena trovo magari uno sconticino gliela prendo, quindi ne ho approfittato e c'è il momento, vi metto la clip dove c'è mia mamma che si finge pure la modella che prova la borsa e fa morire dal ridere. Come sto? Ti piace? Sì. Categoria numero 6, il luogo del mese. Anche questa è una categoria nuova che abbiamo deciso di inserire all'interno appunto del video dei preferiti. Luogo, ovvero locale, ristorante, parco, quartiere, eccetera. Sono rimasta veramente stupita dal comune di Cinisello Balsamo. Era il comune, amore, vero? Sì. Non Perché? sarà consigliata, cioè non lo so, la sala per riunioni civili. La sala, esatto, Cioè non lo so scusate. proprio che. Noi abbiamo partecipato a questo matrimonio e io ammetto di non aver mai partecipato a una cerimonia civile, perché a tutti i matrimoni a cui ho partecipato, ma anche, cioè, mi ricordo anche quando ero bambina, erano sempre in chiesa. Fatto sta che abbiamo partecipato appunto a questo matrimonio, dove praticamente appunto questa, cioè la cerimonia è stata fatta dentro questa sala che penso facesse parte del comune di Cinisello Balsamo, ma comunque vi giuro che la sala era bellissima, cioè mai vista una sala così, wow. Categoria numero 7, questa io sono curiosa di sentire Margherita cosa dice questo mese, ovvero lo gnocco del mese. Adesso il mio fidanzato forse non sarà molto contento di questa cosa, appunto perché già mi sta minacciando solo con lo sguardo. Metto sicuramente l'attore principale di How to Move On in 30 Days. Dai, amore! Comunque sia, come gnocco del mese ho deciso di mettere Carlo Acchino, ovvero l'attore principale del telefilm del telefilm How to Move On in 30 Days. Nonostante in realtà a me in generale, proprio come, cioè, fisicamente a me piace, a me piace il mio fidanzato, ok? Ma in realtà lui proprio incarna anche il mio tipo ideale, ovvero occhi chiari, con la barba, eccetera, eccetera, eccetera. No, è vero, amore. Tendenza, cioè di base a me proprio piace in generale come genere, anche di, ma proprio anche di fisionomia,
l'uomo italiano, ok? Cioè a me l'uomo asiatico non, cioè, non mi è mai piaciuto, penso che mai mi piacerà, però secondo me Carlo Acchino è un mix, cioè adesso io non lo conosco lui, ma stranamente, cioè, mi sembra più carino rispetto a tutti gli altri attori filippini che ci possono essere in commercio. Quindi poi vabbè, cioè, sono stata super felice perché sono stata ripostata dentro le sue storie, perché probabilmente si è reso conto che il suo telefilm è arrivato anche in Italia, quindi se la sarà vantata e io sono stata super felice di essere stata ripostata da lui, ecco. E ultima categoria, vestiti, accessori e scarpe. Allora, come vestiti, devo dire che da quando è iniziato il bel tempo io ho ripreso a mettere la combo di camice e blazer. Ultimamente, appunto, sto mettendo questo blazer nero, anche se non è in palette totalmente, però devo dire che non lo so, mi trovo bene. La giacca, appunto, che sto utilizzando in questo periodo è il mio blazer nero. Sicuramente vi metterò da qualche parte la foto su Instagram. E comunque è questa giacca qua, che probabilmente da così non si vede, ma nonostante magari tipo la mattina vi mettete, che ne so, una maglietta semplicissima, potete mettervi anche la camicia o un vestito, un paio di jeans, quello che vi pare, alla fine rende comunque l'outfit elegante, ma sempre, secondo me, molto dosato, perché la giacca alla fine è riutilizzabile in ogni occasione. Accessori del mese, allora sicuramente questa sciarpa qui, sciarpa che mi ha regalato la sorella di Marco. Oltre al fatto che sia in palette e penso che mi stia anche molto molto bene, cioè proprio anche con la mia carnagione scuretta, e mi piace tantissimo perché è proprio una sciarpa da utilizzare proprio per questo periodo qui. Ultima cosa che vi volevo far vedere sono queste scarpe, prese intanto scontate da Scarpe Scarpe. Ok, sono bianche e il bianco non fa parte della mia palette, però le decorazioni, diciamo, sono bronzo, ok? Anche qua. E niente, mi piacciono tantissimo queste scarpe qui. Intanto le ho prese perché le mie superstar si sono praticamente sfracellate e volevo delle scarpe semplici da tutti i giorni da poter indossare. Non sono neanche le Stan Smith, ho scoperto, perché le Stan Smith qua dietro c'è scritto che sono le Stan Smith, sono semplicemente delle scarpe normali della Adidas. Però vabbè, mi piaceva il colore, l'ho trovate della mia taglia e avevo lo sconto appunto del 20% da Scarpe Scarpe, quindi alla fine ho deciso di prenderle. Quindi siamo alla fine del video, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Vi consiglio anche di seguirmi all'interno di tutti i miei vari social, specialmente di Instagram, che appunto tra un po' raggiungeremo i 10.000 iscritti, quindi vi consiglio di seguirmi anche lì, anche perché lì in realtà sono molto, cioè, carico molti più contenuti rispetto ovviamente a YouTube, che è anche molto più immediato. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Baci! Vabbè, ma io ce l'ho uno gnocco del mese, amore. Amore, dai, amore, non fare casino. Ho dimenticato un prodotto. Amore. Mamma giacchetta gris, questo pure è Ok, importante, no, allora però un po' troppo. Aspetta. arrivo facet, metti qualche goccia, ma io le tenevo stucco in bacia, una goccia, Dai, per amore. quelli come le nostre. Non è Questo è quello. importante, questo Ah, vale vieni pure più per te. avanti. Vieni più avanti, tanto per Sto capire. così. Ma che dici? Non Questa è una deve roba. venire Vieni un po' più avanti. Perché qua. tu sei più alto di me. Questo No. qua, ci abbiamo avuto pure 6 mesi di regna. Anche sì. Ok, vai un po' indietro. Prova, prova, 1, 2, 3, 6. Questo deve stare qua.